Insignia Country Tourer, ovvero la station wagon di Opel del segmento D, quello delle vetture medio superiori, in grado di offrire un buon comfort, un'immagine imponente, ma a un prezzo non troppo elevato. Opel Country Tourer si distingue dalle altre auto della famiglia Insignia per i passaruota maggiorati e per i paraurti specifici che recano, nella parte più bassa, sia davanti sia dietro, una finta slitta in plastica color alluminio. Però, a ben vedere, il motore è veramente protetto da una piastra in acciaio, come giusto che sia. Questo la rende molto ben riconoscibile e ne caratterizza in maniera distintiva, ma non pacchiana, l'estetica. Oggi proveremo per voi la versione country spinta da un motore 2000 diesel con una potenza discreta per una vettura con questa mole, ovvero 170 cavalli, erogati grazie a una trasmissione a due ruote motrici che all'occorrenza, quando serve, si trasforma automaticamente in 4x4. Dicevamo, trazione integrale, ma solo se serve. In normali condizioni di marcia a lavorare sono solo le ruote anteriori, così da non gravare con attriti inutili sui consumi, che a velocità autostradale si attestano attorno ai 4 litri per 100 km, mentre il consumo medio è di circa 6,7 litri per 100 km. Nel caso poi l'aderenza non fosse ottimale, ecco subentrare la trazione su entrambi gli assi, con la coppia che viene trasferita anche alle ruote posteriori, fino a un massimo del 90%. Aprendo la porta e salendo sulla Country si nota il battitacco specifico, ma l'interno della vettura è simile a quello delle sorelle. Gli interni sembrano ben fatti, con materiali di discreta qualità, ma quello in cui pecca l'ammiraglia Opel sono gli accoppiamenti, non perfetti, che generano qualche scricchiolio. Il cruscotto e il tunnel dei comandi è di chiara interpretazione e immediato l'utilizzo, a eccezione dei comandi della temperatura che sono poco sensibili al tatto. Impianto multimediale e navigatore. Si comandano dallo schermo da 8,2 pollici oppure dal mousepad posto sul tunnel centrale, che si attiva con le dita. Scenografico certo, ma migliorabile come immediatezza. Capitolo accessibilità, spazio a bordo e capacità di carico. Diciamo che le dimensioni esterne non sono proporzionali a quelle interne. Buona l'accessibilità ai posti anteriori, meno a quelli posteriori, per via del tetto piuttosto basso e del tunnel centrale occupato dall'albero di trasmissione un po' voluminoso. Anche il baule, con un'encomiabile altezza di carico, non è un mostro di capienza, soprattutto per via della scarsa larghezza interna. Infine, la vera anima di ciascuna vettura, il propulsore. Trattasi di un'unità sviluppata nel centro GM Powertrain di Torino. Un 4 cilindri con turbocompressore a geometria variabile che tollera poco l'allungo e richiede le marce basse per dotarsi di un bel tiro. La sua cavalleria è comunque buona, peccato per la rumorosità meccanica che, come sul modello precedente, entra ancora in vettura in maniera piuttosto invasiva. I prezzi della Opel Insignia Country Tourer partono da 37.000 euro, ma l'allestimento oggetto della nostra prova, con tendine e parasole posteriori, IntelliLink Navi 900, Open and Start, Park and Go, sedili in pelle e molto altro, fanno lievitare il prezzo a 42.000 euro. Ciao a tutti e ben arrivati al nostro Topo GP. Si sta interni e poi quando siamo a centro curva bisogna guardare l'attesa, siamo arrivati.